Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati quando andrò a pubblicare un video nuovo. Oggi vi mostrerò come correggere l'effetto grandangolo delle foto scattate con l'Action Camera, sia con Photoshop che con Gimp. Gimp è un software open source gratuito che fa le stesse cose che farebbe Photoshop, quindi li metterò in questo caso a paragone per farvi vedere quanto è sia semplice utilizzare anche Gimp, come si fa anche con Photoshop nel correggere il grandangolo nelle foto. Quindi adesso cominciamo prima a vedere come si utilizza Photoshop nel correggere il grandangolo. Ok, cominciamo con Photoshop. Allora, modifica è molto veloce, quindi andiamo filtro, correzione obiettivo. Qui andiamo in modalità correzione automatica. Io solo in questo caso, per farvi vedere l'effetto ottenuto, abilito mostra griglie, ma questo qui lo potete anche eliminare se vi dà fastidio. Allora, scelgo la marca della fotocamera. Nel mio caso è un Eiken, ma io nella lista Leiken non ce l'ho, quindi andrò a prendere una GoPro che è molto simile a quella che ho io. Vado a confermare il tipo di modello, quindi in questo caso Hero, e vado a selezionare anche il tipo di obiettivo, sempre Hero. Ecco qua, questo qui è l'effetto ottenuto. Ok, e ci ritroviamo la foto corretta in meno di 5 secondi. A questo punto passiamo a Gimp. Allora, a questo punto, lanciato Gimp, vediamo come è possibile effettuare la correzione del grandangolo. Apriamo filtri, distorsioni e distorsione lente. Andiamo praticamente a lavorare su la riga principale. Scendiamo in negativo e ci fermiamo finché l'immagine, parlando la porzione, diciamo così, centrale, non abbia ottenuto una forma piatta. Beh, io direi che a meno 60 mi posso fermare, considerando che questa qui è un Eiken molto simile alla GoPro. Adesso, se avete notato, gli angoli laterali, il lato sinistro e il lato destro, sono ancora deformati. Per correggere questi due angoli dobbiamo andare sullo spigolo e qui andiamo a effettuare una regolazione in positivo. Ecco qua, a 10 abbiamo ottenuto l'allineamento, o diciamo così, l'appiattamento anche di due angoli. Fatto questo, possiamo cliccare OK. Proprio per andare avanti vi spiego che è possibile anche zoomare sull'immagine e effettuare uno spostamento sia il lato sinistro dell'immagine che nel lato destro, però io non li utilizzo perché l'effetto che voglio ottenere io è solo un appiattimento. Per queste altre cose giocateci un po' voi se vi possono essere utili. Ok, quindi in sostanza, se l'avete notato, la differenza non è altro solo di una questione di tempo. Photoshop ci ha impiegato meno di 5 secondi per effettuare la modifica. Infatti Photoshop ed è tutto automatizzato in base ai modelli che gli andate a dare. Invece Gimp no, Gimp invece sostanzialmente funziona tutto in manuale, quindi il mio consiglio, che se andate a utilizzare Gimp a fare queste modifiche, segnatevi i valori su un foglio di carta. In questo modo, quando andrete a ripetere una stessa operazione, potete rimettere gli stessi valori senza andare a fare vari esperimenti. Vi ricordo, come sempre, di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale. E anche invitate anche i vostri amici a fare la stessa cosa. Buona giornata a tutti.